E bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube, raga. Come sempre, prima di iniziare questo gameplay vi vado a ricordare che giù in descrizione, se vi va, potete acquistare questi e tanti altri giochi. In descrizione anche trovate i miei social, come ad esempio TikTok, Twitch e quant'altro. Detto questo ragazzi, cosa facciamo oggi? Beh, siamo su Farming Simulator con una nuova mappa, Easy Wireless Ninus. L'ho visto sul mod hub qualche giorno fa, se mi ricordo, ovviamente lascerò giù il link della mappa, altrimenti iscrivete Ast, penso che la trovate, e anche per console dovrebbe essere multifruit, per l'appunto vi avevo detto che nello scorso episodio di qualche tempo fa, che per l'appunto avevo tralasciato questa mappa, cioè avevo visto un'altra mappa anziché la collina toscana, perché per l'appunto sto aspettando l'update di Johnny, giustamente, perché Johnny si sta lavorando e poi bisogna rifare tutto da capo. E quindi niente, vediamo un po' com'è questa mappa, la vediamo insieme a voi per la prima volta. Scusate se sentite qualche rumore qua e là, ma stanno facendo lavori, quindi portate pazienza che stanno facendo lavori, e anche oggi è festa, però vabbè, a quanto pare fanno lavori anche di festa, a quanto pare. Quindi vediamo un po' com'è questa Easy Wireless Ninus. Pare abbastanza grande, pare abbastanza carina. Volevo un po' cambiare, facendo un po' le cose realistiche, ovviamente mantenendo le stesse mod che ho utilizzato sulla colline toscane, perché comunque sembrava bella l'idea. E detto questo ragazzi, se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione su e attivate le notificozze. Allora, il personaggio ovviamente lo mettiamo standard, cambia nome, sì, no, beh, vabbè, così. Accettiamo i percorsi dell'autodrive, così in automatico l'autodrive ci trova i percorsi già pronti. Quindi in questo caso, come vedete qui, vediamo se ci sono già, in questo caso ce ne sono già da quella parte là, quindi basta che in caso noi ci segniamo da qua che andiamo fino là eventualmente. Allora, ovviamente io tolgo, guardate che grande che è questa mappa, raga, è veramente veramente grande, però mi piace l'idea. Ovviamente non so se ci faccio una serie, non è detto, però vediamo anche un po' come mi sembra, come mi va, cioè insomma vediamo un po'. Ah, qua avevo messo una mod, però non so se funziona oppure no. Però io cercavo questo qua, no, hashtag no. Allora, standard, facciamo alto, velocità del dirt, ok, normale. Avviamento motore, dove sta l'avviamento motore? Mannaggia, li togliamo i sassi, ragazzi? Direi di sì, cioè direi che li togliamo, perché su sta mappa sono talmente grande che non vale la pena. Ok, quindi fatto. Ovviamente salviamo la partita, così la prossima volta che inizio è già pronta la mappa. Ok, allora mettiamo il tempo a 0,7. Eccolo qua, 0,5, perdon. Come terreni, noi abbiamo già di base il terreno. Vediamo se me lo fa vedere in qualche modo. Terre. Abbiamo già il 205, 104, 200, 104, 123, 9, 8. La mappa è bella grande, come avete visto, ragazzi, ci sono già i collezionabili, eccolo qua uno, ad esempio qua ce n'è uno. Come già voi partite trovate già un collezionabile qui per terra, lo raccogliete, come al solito, come si raccoglie che non mi ricordo più, con la R. Abbiamo già partito, cioè io sto partendo ovviamente in difficoltà facile, quindi mi dà 1000 euro. Quindi abbiamo detto che adesso se io faccio dub, che saluto ovviamente, qui ci sono i terreni, ragazzi. Ovviamente non so per l'appunto se ci faccio una serie oppure no, ma in questo caso penso di sì, cioè adesso vediamo un attimo, ma penso di sì. Abbiamo anche il sorghum, ragazzi, adesso vi faccio vedere i frutti, che abbiamo le barbabietole, vabbè, abiti, ci sono le fabbriche, alfalfa, esi, insomma abbiamo i fiori, i bambù, abbiamo un botto di robe. Cioè, abbiamo tante robe, raga. Quindi andiamo subito a trebbiare l'alfalfa, ragazzi. Così almeno mi porto avanti con la serie, ovviamente. Non stiamo fermi con le mani in mano. Ok, fatemi sapere, ovviamente, se questa mappa vi è di vostro gradimento. Fatemelo sapere con un bel commento, che io i commenti li accetto sempre, purché siano positivi, ovviamente, anziché negativi. Mi raccomando, qua dispieghiamo già tutto. Comunque, come trebbia, devo dire che partiamo già con una signora trebbia.
Assolutamente, quindi casomai più avanti ne acquisteremo uno. Perché non mi funziona? Perché c'ho la control coso? Non lo so. Perché qui non mi funziona, raga. Ok, faccio un piccolo taglio. Ok, ragazzi, allora taglio fatto. Ho visto che c'era appunto la manual attack che rompeva un po' sul trebbia, quindi l'ho tolta magicamente, è sparita. Ok, qua abbiamo il sorghum, che se vi ricordate c'era anche nella Ischia Farm. Non so, per chi non l'ha vista magari, andatela a cercare sul mio canale, che l'ho portata anche sul mio canale comunque, quindi se volete andarla a vedere andatela pure a spulciare, che la trovate ovviamente nei miei canali, cioè nel mio canale. Allora, strobiamo questo sorghum, che penso che servirà a qualcosa, ovviamente, se no il modder non lo metteva. Oddio, non so come mi sentite a dire il vero, ma spero bene. Fatemi sapere un feedback positivo audio, mi raccomando. È comunque carina sta mappa, cioè, ovviamente da solo è un po' così così, però il multiplayer ovviamente diventa più bello, ovviamente. Cioè, ovviamente diventa più bello il multiplayer. Questa è una mappa adatta per quando gioco con Guys, Stefanetto e così via. Ovviamente, sì. È più carina, devo dire. Perché comunque mi piace l'idea del sorghum e della mappa che è così bella, insomma, cioè così spaziosa, in modo tale che posso metterci anche la roba altrui, cioè nel senso, la roba, boh, non so. La roba in generale, insomma, carina l'idea, carina, carina. Fatemi sapere un po' voi, se vi piace ovviamente. Penso di farci massimo due episodi, penso. Penso, non lo so. Cioè adesso perché Johnny teoricamente ha detto che ci sarà ancora da aspettare, non si sa quando, però ovviamente nell'attesa ovviamente non posso sempre fare la Facebook tutti i giorni, cioè devo un po' variare anche mappa, anche mezzi, tutto quanto. Volevo sperimentare questa mappa inglese, quindi ne ho approfittato un po' per imparare questa mappa anche dietro le quinte off camera. Però comunque devo dire che secondo me è una mappa che merita tanto, perché comunque potete unire i terreni, cioè potete posizionare la roba, cioè carina carina. Spero che Silos sia multifruit, ma teoricamente sì, perché se il modder ha fatto questa mappa per il multifruit, presumo che sì, lo sia multifruit, però nulla è mai di scontato, perché comunque ovviamente lo saprà lui, cioè io non posso sapere perché per me è la prima volta. Quindi l'idea di oggi è, per l'appunto, è giusto di fare questo terreno, poi magari nel successivo, nell'episodio quando uscirà la prossima volta, visitiamo un po' la mappa, ovviamente. Ovviamente visitiamo un po' la mappa, così almeno ci facciamo un'idea anche di quanto è grande, quanto è tutto. Perché io vi consiglio sempre, ragazzi, di quando che state usando una mappa, vi fate perlomeno la prima missione, che ci dà la mappa, anche se noleggiate i mezzi non è un problema, però in modo tale avete il tempo e la possibilità di visitarla un po' meglio a lungo sta mappa, giustamente. Perché non è semplice, ovviamente, perché le prime volte ovviamente uno va in confusione, uno si perde, insomma, è giusto. Comunque spero di trovare il link per lasciarvelo giù in descrizione se la volete provare anche voi. In ogni caso penso di sì. Comunque sì, non è tanto grande neanche il terreno, giusto, nella norma, come piace a me. Ci sono i cespugli davanti, ma spero che siano finti, ma teoricamente dovrebbero essere finti. Ovviamente anche questa partita sarà aperta in multiplayer con i miei amici, per l'appunto Stefanetto e Guys, che ovviamente saluto. E niente, era giusto per provarla un pochettino, per vedere un po' com'è fluida, se è abbastanza fluida. Sì, è un po' pesantina la mappa, è abbastanza pesantina perché comunque io sto registrando, quindi un po' di FPS che mi calano è abbastanza normale, però comunque adesso non mi ricordo più il tasto, eccolo qua. Faccio 30 fps, ma è abbastanza normale le prime volte, poi vedrete che si stabilizza pian piano, poi considerate che anche sto streamando, cioè sto registrando, quindi è abbastanza normale. Adesso io ci lascio l'operaio perché volevo andare a prendermi un cassone tipo questo. Quindi l'idea di questa mappa, ci sta un camion di quelli americani, con i camion americani. Allora io dopo prenderei. Ah, c'è da vendere un po' di roba nel prossimo gameplay, ragazzi, c'è da vendere un po' di roba. Eh sì, così ci facciamo anche 2 lire. Ovviamente per ora partiamo così. È buona, cioè, non sto lì tanto. Poi nel prossimo magari ovviamente vendiamo tutto.
e ci compriamo noi le robe che vogliamo. Voi che dite? Fatemelo sapere in caso. Se vi piace anche la mappa, ovviamente lasciate un bel pollicione in su, ovvio. Anche qua la strada è un po' da modificare, secondo me. Intanto piccolo scat. Piccolo scat. Allora, fermati pure Trebbia, che vorrei vedere una cosa. Che per l'appunto è Silos e Multifruit. Spero di sì, mi auguro di sì. Allora, aprimi il cubo. Cubino. Allora, eccolo qua. Sì, è un po' complicato sto cassoncino qui, però. Ovviamente poi una volta che ho venduto tutto, comprerò tutto qua. Comprerò camion, questo, con il cassone americano, oppure posso comprare anche quello di Peppe. Oddio, intanto il negozio è un po' strano, però ci sta sempre quello dell'Off Bergamo, non lo so. Vabbè, comunque prenderei questo con il suo cassone, con questo. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Amio! Con questo qui. Perché questo è stile americano, no? Quindi ci sta, però mi piace l'idea del traffico che passa vicino al negozio quando fai vedere. Carino, carino, raga, carino. Questo è. Che cos'è sta roba? È autoload? Boh, non lo so. Vabbè, nel dubbio cipolla, buona. Poi ovviamente prendiamo questi. Questi qua ci stanno. Sto vedendo giusto un attimino i prezzi. Tipo questo da 104.000. Anche carino con questo che si attacca. Beh, ci sta, ci sta, ci sta. Voi che dite, ragazzi? Fatemi sapere un po' voi la vostra. Fatemelo sapere un po' voi. Mi raccomando, commenti ovviamente sensati e non offensivi, perché sapete che YouTube manda in revisione tutto quello che è offensivo. Purtroppo non lo decido io, ma lo decide YouTube stesso. Ah, qua abbiamo già del frumento che eventualmente possiamo già investire per le galline. Sapete che su farming le galline valgono tanto, meno male. Adesso vado già a scaricarmi qui nel silos il sorghum. Vediamo se per l'appunto me lo accetta qui. Spero di sì, perché eccolo qua, me lo accetta. Quindi multifruit il silos. Ok, perfetto. Almeno scopriamo anche questo. Mi rifaccio rivedere il PVA. Qui abbiamo il biogas. Andiamolo a visitare, raga. Eccolo qua, il biogas. Eccolo qui, carino. Molto americano, ovviamente. Ci sta. Poi cosa abbiamo più? Abbiamo la pizzeria. Abbiamo la pizza. La pizza, ciao bella, sembra quella di Nick. Boh, sembra, però non lo è ovviamente. Vabbè, cosa abbiamo qui? Abbiamo già le fabbriche predisposte. Questo è già un bel coso per me, perché sennò io ogni volta impazzisco. Abbiamo un supermercato. Ok, quindi penso di portare in live anche questa mappa in live su Twitch, perché almeno mi segno i percorsi, perlomeno. Adesso penso che lunedì sia in live su Twitch, con la piattaforma lì strana tutta fatta. Poi qui cosa abbiamo? La carpenteria, molto semplice anche la carpenteria. Ok, ci sta. Abbiamo il cos'è? Concime. Ah, ok, abbiamo un coso di concime, contrassegno nuovo. Vabbè, abbiamo il distributore, andiamo a vederlo. Molto semplice, molto default. Ok, questa è la nostra farm. Abbiamo il distributore direttamente già in farm. Attenzione, attenzione, buono, buono, buono. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo il concime di prima, abbiamo la casa della fattoria, abbiamo questo qui che non so cos'è, andiamo a visitarlo. Sembra tipo una roba dove si vende, dove va comprato il biogas, una roba simile che qui con i nomi Klagenfurt, Porto Nord-Est, non lo so, però avremo modo di visitarlo. Fabbrica dei cereali, quella di default, ovvio, cioè, ovviamente non poteva andare su console. Abbiamo il mercante di bestiame, che quello mi piace andare a vedere come è fatto. Sì, beh, si va qua con il mezzo. Penso che si compra da qualche parte. Qui intanto abbiamo un altro collezionabile. Perfetto, abbiamo un altro collezionabile che fa male, non fa. Poi abbiamo un altro fornaio qui, frantoio, dove si vende l'uva e tutto quanto. Poi abbiamo qui mercante agricolo. Andiamo a vedere il mercante agricolo. Non male, devo dire, il dettaglio mercante agricolo. Poi abbiamo la Finlanda di default, ovviamente. Certo, se no, io che mi faccio queste domande. Però comunque l'idea di qua che mi piace l'ingresso questo. Questo ingresso mi piace tanto, raga, non lo so perché, ma mi piace. Qua si chiude, si apre. Perfetto, ci sono gli orari anche qua indicati, dalla mattina alla sera, vabbè, dalle 8 alle 8 praticamente. Poi abbiamo il coso dell'uva, dove si fa il succo d'uva. Voi vedete qua, l'ho comprato ovviamente. Allora io adesso non lo compro perché non mi interessa. Allora abbiamo qui Klagenfurt sud-est, uguale a quell'altro, va bene. Sì, insomma, ne ha di punti vendita, raga, ne ha.
neanche il forno, c'è anche il forno, piccolo fornetto. Ci sta, è fatto anche, messo anche bene, devo dire. Con un po' di disceso, un po' di salito, mi piace l'idea. Me gusta, ovviamente come mezzo poi abbiamo la macchinina, abbiamo un trattore Massey Ferguson, un altro Massey Ferguson, due o tre Massey Ferguson abbiamo in sintesi. Vabbè, fatemi sapere un po' voi ragazzi se vi piace l'idea di questa mappa, lasciate un bel like se vi piace la nuova serie. Fatemi sapere qualcosa. Vi ricordo che in descrizione ci sono i miei social, ragazzi. Comunque, come potete vedere dalla voce, sto decisamente meglio. Quindi spero di mantenere questo ritmo nei video. Me lo auguro. Se è così, lasciate un bel like, raga. E noi ci becchiamo presto. Vi lascio ovviamente con la sigla in un prossimo videotto, ragazzi. Un ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.